25 anni è un arco temporale sufficiente, dovrebbe esserlo, per prendere una decisione e dare una risposta, soprattutto se in ballo c'è un presidio fondamentale per la sicurezza collettiva, quella di Sulmona, di tutto il territorio, per le montagne che di tanto in tanto bruciano, con la terra che di tanto in tanto trema. Così questa mattina il nodo della nuova caserma dei Vigili del Fuoco è arrivato al pettine del Consiglio Comunale, non senza polemiche e tensioni, con la consigliera Nannarone che ha accusato il Comune di essersi fatto agente immobiliare, più volte interrotta dal Presidente Cristiano Gerosolimo sulle modalità di convocazione della conferenza di Capigruppo. Lei come consigliere Proietti e la consigliera Di Pietro siete stati regolarmente convocati. Non è vero. Assolutamente, assolutamente, se vuole ho tutta la documentazione, le copie delle lettere che le sono state regolarmente recapitate. Recapitate non solo, ho affianco a me il segretario generale e il funzionario che ha provveduto personalmente a inviarle. Quindi la conferenza la dei seguita Vigili del la Fuoco. conferenza È del chiaro giro. che io mi è stata No, lei ha detto che lei non è stata inviata e gli ho detto è stata regolarmente convocata, ritualmente convocata e anche lei è stata convocata. Lei ha due volte su mia richiesta detto che non era vero, quindi le Presidente, ci sono comunico richieste che lei è successive. stata regolarmente convocata, Legga ok? le richieste. Al centro della seduta la proposta firmata dai consiglieri di Benedetto e Febbo per dare la disponibilità a acquisire o espropriare i terreni di via 25 Aprile, quelli su cui insiste un progetto integrato dalla Sirius, datato quasi quanto la discussione sulla caserma. Alla fine il voto è arrivato all'unanimità, con l'astensione dei consiglieri di opposizione, Nannarone, Laporta, Proietti e Di Rienzo, il voto favorevole della maggioranza, ma anche di Fratelli d'Italia, con Vittorio Masci. Non è possibile che questa città non riesca a trovare punti di incontro per il bene comune, esordito Masci, bisogna uscire dalla logica della contrapposizione a tutti i costi. 5 milioni di euro che il Ministero ha nel cassetto per la caserma, anzi per il distaccamento di Sulmona, rischiano di essere dirottati altrove e così hanno detto i vertici del corpo. Con l'obbligazione attuale non si può andare avanti, non ci sono le condizioni. In aula i vigili del fuoco applaudono al voto, sperano, perché la delibera approvata oggi è solo un indirizzo, ma almeno questo è un primo passo. Ora si tratterà per il comune di acquisire i terreni. L'opposizione rincara: non abbiamo detto no alla caserma, ma a quell'aria, visto l'iter giuridico e la minaccia di denunce. Peraltro non c'è stata alcuna condivisione né con il consiglio comunale, né tantomeno con la popolazione o con i sindaci del territorio.